difende la sicurezza della nostra nazione e l'intero Occidente dalla minaccia del terrorismo globale. Scontri e arresti a Teheran con l'opposizione che torna in piazza. Nel sermone del venerdì, Rafsanjani sfida il regime per risolvere la crisi, dice, serve un presidente voluto dal popolo. La cronaca di Leonardo Leone, di Gennaro San Giuliano, sulla propaganda degli Ayatollah. Sono in tanti di nuovo in piazza a Teheran, una folla enorme che si radina attorno alle università e poi sfila davanti al Ministero dell'Interno e si dirige verso il palazzo della TV. Il sottolineamento di Nista e Nusra, il leader sconfitto da Ahmadinejad, con il voto non arrivato. Le forze di sicurezza attaccano con i lacrimogeni, i proiettili di gomma, i bagigi, i miliziani pregoni.